Presidente Chiodi, forum ipadriatico, Abruzzo centrale nella cooperazione internazionale, ruolo centrale dell'Abruzzo nella cooperazione internazionale, 75 milioni di euro già sono stati assegnati, la prima fase si è conclusa, quali obiettivi ora si perseguono? L'Abruzzo ormai sta acquisendo un notevole know-how e una notevole insomma, esperienza, perché è l'unica regione che ha gestito due programmi comunitari molto complessi che sono e trasfrontalieri come l'Interreg e anche l'Ipadriatico. Quindi lo sta facendo in maniera autorevole, non nascondendosi le difficoltà che ci sono diplomatiche, di relazioni con un mondo che è composito, però insomma devo dire la verità, stiamo avendo buoni risultati. Adesso c'è la seconda fase prevederà l'allocazione delle risorse che eccedono fino a 288 milioni di euro, quindi 75 già impegnate, sui settori che sono stati ritenuti diciamo, di competenza di questo programma dell'IPA, che sono sulla ricerca e sull'innovazione economica, sull'innovazione sociale, sull'innovazione culturale, sulle risorse naturali, sulle risorse culturali e quindi insomma su quelle che sono le attività anche di prevenzione dei rischi. Su questo continueremo a fare la nostra parte, autorevole, seria, propositiva per quanto riguarda la selezione dei progetti che arrivano da tanti paesi dell'Adriatico. Ecco, ci sono paesi che fanno parte della Comunità Europea, ma ci sono anche paesi che non ne fanno parte, quindi sono in fase di preadesione, quindi è stato difficile mettere insieme tutte queste esperienze. Guardi, intanto noi siamo onorati del fatto di essere la regione che comunque in una fase di preadesione, perché questo è un programma di preadesione, in qualche maniera gioca un ruolo importante. E devo dire sinceramente che le difficoltà maggiori sono state incontrate con quei paesi che invece fanno già parte dell'Unione Europea, cioè in pratica la Slovenia e la Grecia. Il rapporto invece con le altre è stato molto molto positivo. Quali sono le ragioni? Ma io dico sempre che la Grecia, sai, i problemi che sta vivendo probabilmente hanno portato anche la Grecia ad avere una difficoltà di cofinanziamento di questi progetti e quindi in qualche maniera la Slovenia probabilmente vuole assumere un ruolo, diciamo così, di politico, di guida dei paesi che magari fanno parte diciamo, dell'est dell'Europa, insomma, che stanno facendo la proiezione, ma comunque adesso queste questioni si sono sufficientemente chiarite e quindi credo che sia stata raggiunta, grazie al lavoro fatto dall'autorità di gestione, diplomatico anche dall'autoressa Andreola, un lavoro direi diciamo molto positivo. Adesso si è verso l'unanimità e perché così devono essere le cose. Una presenza importante, quella del ministro Fitto, il ministro per le politiche regionali. Beh, il ministro Fitto è un ministro per le regioni molto importante. E consideri che il nostro ministro, nel senso che il nostro controparte, se dovessimo parlare in termini agonistici, oppure diciamo il nostro referente per quanto riguarda le politiche col governo e quindi delle regioni italiane. Lavoriamo molto bene con il ministro Fitto in un momento difficile dell'economia, delle finanze pubbliche e quindi con l'impossibilità di soddisfare insomma, tutte le richieste che arrivano anche da parte delle regioni. Certo che le regioni che pure hanno ridotto il debito in questi anni, mediamente l'hanno fatto, la regione Abruzzo l'ha fatto in maniera straordinaria, eccezionale, ma d'altra parte eravamo quella più indebitata d'Italia, quindi dovevamo ridurre di più degli altri, ma detto questo noi l'abbiamo fatta la nostra parte. Lo Stato potrebbe far sì che la manovra quindi che sta elaborando in questo momento gravi un po' di più su quelle che sono le vicende ministeriali piuttosto che regionali. Lo Stato d'altra parte dice noi abbiamo avuto questo incremento del debito per effetto degli ammortizzatori sociali che abbiamo dovuto noi sostenere di fronte a una crisi violentissima, noi rispondiamo che in parte è stato fatto con risorse delle regioni. È una dialettica normale che ci sarà sempre, io ovviamente rappresento la regione Abruzzo e quindi lotto nell'interesse delle regioni. Se fossi il ministro degli affari regionali, ma sono i ruoli che si devono in qualche maniera affrontare, però diciamo che con il ministro Fitto c'è una collaborazione molto forte, molto intensa, noi lo rispettiamo molto come conferenza delle regioni e credo che il ministro Fitto rispetti molto anche la conferenza delle regioni.